L'8 dicembre del 2019, nella solennità dell'Immacolata Concezione, Monsignor Domenico Umberto D'Ambrosio, arcivescovo emerito di Lecce, parla della figura della Vergine Santa. Invita inoltre a seguire il modello dei santi, tra i quali Padre Pio, grande innamorato di Maria. Con gioia grande, fratelli e sorelle, con devozione sincera alla Vergine Santa celebriamo oggi il suo singolare privilegio, Immacolata Concezione. Non ha conosciuto peccato. Vi saluto tutti, ma un saluto particolare lo devo a due confratelli vescovi. Il vescovo che è alla mia sinistra è l'arcivescovo di Medellín, dalla Colombia, e l'altro vescovo a destra è il suo vescovo ausiliare, sempre lì a Medellín. Siate i benvenuti, è la bellezza della Chiesa che non ha confini, quella che soprattutto qui da noi si sperimenta continuamente, perché siamo tanti, provenienti da varie e diverse realtà, ma tutti uniti oggi nell'onore che tributiamo alla Vergine Santa. La parola del Signore ci illumina e ci fa comprendere il significato di questa festa e di questo singolare privilegio che ha concesso, unica fra le creature, a Maria, la Madre di Dio, la Madre di Cristo. È bello leggere le letture e trovare in esse, direi, la sintesi del mistero che oggi celebriamo. Possiamo partire dalla seconda lettura, il brano della lettera dell'Apostolo Paolo agli Efesini. Questo brano cosa ci presenta? Ci presenta il disegno che Dio da sempre, dall'eternità, ha pensato, ha progettato e ha atteso. Il disegno? Creare l'uomo. Come? Qual è il desiderio di Dio? Creare l'uomo a sua immagine e somiglianza. E l'immagine e somiglianza con Dio è quella che l'Apostolo Paolo descrive con queste parole: ci ha scelti prima della creazione del mondo per essere santi e immacolati al suo cospetto nella carità. Amo immaginare il Signore in termini umani, che ogni tanto nei tempi eterni pensava a questa umanità, a questo uomo da creare a sua immagine e somiglianza, e lo sentiva partecipe, lo voleva partecipe della sua stessa santità. Questo è il progetto di Dio. Ma il progetto di Dio dura poco. La prima lettura ci dice come va questo progetto di Dio? L'uomo e la donna non sono capaci di dire di sì a Dio, che li voleva, li ha fatti a sua immagine, ci ha fatti a sua immagine e somiglianza. Hanno detto no a Dio, hanno rifiutato questo progetto. E siamo caduti nella miseria del peccato, lontani ma sempre vicini all'amore di questo Dio Padre. E dall'eternità il Signore ha pensato questa storia, ma ha pensato anche alla creatura che attraverso il suo sì avrebbe ridisegnato, riproposto per sempre quel progetto di Dio, santi e immacolati al suo cospetto. E questa creatura è Maria di Nazareth. Il sommo poeta Dante la chiama umile ed alta più che creatura, è la più umile ma anche la più alta. E questa creatura nascosta in un villaggio della Galilea, a Nazareth, a differenza della solennità del paradiso terrestre in cui Eva e Adamo dicono il loro no a Dio, questa creatura nascosta dice il suo sì. Eccomi, sono la serva del Signore, si compia in me la tua parola. Riprende quota il progetto di Dio attraverso il sì di Maria. Questo sì rende possibile l'evento Cristo,
che viene a redimerci, a ricostruire in noi quei tratti della somiglianza con Dio che mirano a renderci partecipi della sua santità. Non può cadere nel nulla il disegno di Dio. Ha faticato molto perché ritornasse la bellezza di questo progetto, si ricostituisse questo ideale di santità disegnato su ciascuno di noi. Ognuno di noi è un tratto della santità di Dio nella misura in cui riesce a dire il suo sì come Maria. Ed ecco perché non poteva conoscere il peccato colei che doveva generare il Figlio di Dio. Così dice il documento con cui nel 1854 Pio IX definisce come verità di fede Maria preservata unica tra le tutte le creature dal peccato originale. Non ha conosciuto peccato, la tutta santa, come la invochiamo. E allora non possiamo, di fronte a questo progetto, di fronte a questo disegno di Dio, di fronte a questa condiscendenza di Dio verso di noi, non innalzare anche noi un canto di lode al Signore, perché in Maria ha dato inizio alla nuova umanità. E allora sulle nostre labbra non può non risuonare lo stesso cantico di lode di Maria: l'anima mia magnifica il Signore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva e ha fatto in me cose grandi. Il Signore guarda anche a noi e attende il nostro sì, un sì che dobbiamo ripetere continuamente, perché il rischio del peccato è sempre in agguato, siamo figli della colpa, e nella misura in cui rinnoviamo questo sì si ricostruisce la bellezza di questo progetto di Dio. Non lasciamo cadere nel vuoto questo desiderio che da sempre ha accompagnato fin dall'eternità ciò che Dio voleva nel creare l'uomo a sua immagine e somiglianza. Oggi allora il nostro è cantico di lode al Signore, ma è canto di lode alla Vergine Santa che ha detto il suo sì per tutti noi, e attraverso di lei ha ripreso il cammino l'umanità dei redenti, dei salvati, l'umanità dei santi, e sono tanti. Il libro dell'Apocalisse parla di una moltitudine immensa, di ogni razza, lingua, popolo e nazione. Sono i santi, siamo anche noi questi santi, se sappiamo dire il nostro sì. Oggi ci accompagnano i nostri santi, tutti. Loro hanno reso possibile il desiderio di Dio e hanno accolto la sua parola, che è stata la guida, la norma, la regola del loro cammino. Perciò santi, i nostri intercessori, certo, ma dobbiamo guardare a Maria, a tutti i nostri santi, come ai modelli da imitare. Come non pensare tra i nostri intercessori, tra i modelli eccelsi, al nostro San Pio da Pietrelcina? Cosa ha fatto San Pio? Ha detto sì al Signore fin dall'inizio della sua vita, lo ha ripetuto continuamente tra le tante fatiche e difficoltà che il suo cammino ha incontrato. Non si è allontanato dal grande sì che nel giorno del battesimo lui e tutti quanti noi diciamo a questo progetto di Dio. E allora vorrei concludere questa breve riflessione che ci fa scoprire la bellezza del dono che è Maria e che diventa dono per tutti noi, con le parole di un grande santo che descrive quello che accade in Maria. Dice Sant'Anselmo di Aosta: Dio è il padre delle cose create, Maria la madre delle cose ricreate. Dio è padre della fondazione del mondo, Maria la madre della sua riparazione, poiché Dio ha generato colui per mezzo del quale tutto è stato fatto, e Maria ha partorito colui per opera del quale tutte le cose sono state salvate.